Rieccoci, ben ritrovati dopo questi pochi istanti di pausa. Siamo qui con questo secondo segmento di questa giornata dedicata al mondo del Legal Tech. Io sono Giuseppe Salemme della redazione di Legal Community e avrò il compito di moderare questo interessantissimo panel di cui mi accingo a presentarvi gli ospiti. Si stanno collegando in questo momento. Vado in rigoroso ordine alfabetico, cominciando da Giampaolo Alessandro, General Counsel di Unicredit, Giulio Coraggio, partner e Head of Technology dello studio legale di LA Piper, Pietro Galizzi, Head of Legal, Regulatory and Compliance Affairs di Eni Gas e Luce, Silvia Mazza, Sales and Key Accounts Director di Elibra e Nicola Verdicchio, Chief Legal Officer di Pirelli. Con loro affronteremo un po' a 360 gradi la tematica Legal Tech, ricollegandoci un po' a quello che è stato il panel precedente condotto dal mio collega Alessio Foderi e che ha già dato parecchi spunti interessanti sul tema costi, efficienza delle soluzioni Legal Tech applicate alla professione legale. Questo segmento arriverà poi a parlare di un argomento molto interessante, soprattutto dati gli ospiti del panel, che è quello dei mandati seriali, spesso visti come la principale fonte di lavoro per le soluzioni tech applicate agli studi legali e alla professione legale in generale, in quanto i mandati che più si presterebbero ad essere standardizzati, ad essere trattati tramite soluzioni di Legal Tech. I panelist sono tutti collegati, do un buongiorno a tutti loro e comincerei col chiedere all'avvocato Coraggio, nello studio di LA Piper, in quanto Head of Technology sicuramente sul pezzo sull'argomento, in che modo lo studio legale di LA Piper ha applicato le soluzioni Legal Tech, qual è il vostro approccio al Legal Tech e in che modo si ripercuote sulla vostra professione? Grazie della domanda, ci tengo a chiarire prima di tutto che non tengo un marsupio per bellezza, ma perché nell'anno della pandemia sono riuscito a farmi male facendo sci di fondo. Che onestamente non avevo mai fatto, però si imprende sempre cose nuove. Si impara anche così. Sì, assolutamente. Allora, devo dire che ho trovato la precedente sessione assolutamente interessante. Partirei da alcuni spunti di quella per dire quello che stiamo facendo noi. Si è detto gli avvocati devono continuare a fare gli avvocati. È assolutamente vero, ma noi cerchiamo di aggiungere degli skill alle competenze legali, un po' da un ruolo privilegiato, perché noi siamo di LA Piper, il cliente si attende, si aspetta che facciamo qualcosa di innovativo, siamo un po' i maverick degli studi legali, se mi permettete il termine, gli eterni outsider che cercano di pensare out of the box. E quindi con gli skill aggiuntivi, questi skill aggiuntivi comportano che anche l'avvocato abbia degli skill tecnici. Per esempio nel mio team ci sono due avvocati che sono anche programmatori, nel senso che durante il loro corso universitario hanno completato la loro formazione con sanno scrivere in Linux, cosa che onestamente quando andavo io all'università non si faceva assolutamente, e che nelle ore lavorative al cliente fatturiamo anche un'attività di programmazione e di sviluppo dei tool necessari alla loro attività. Abbiamo nel mio team persone esperte di legal design, che è un'altra frontiera dell'innovazione. Come studio abbiamo lanciato un progetto che si chiama Law End, dove proprio End sta in dire che noi offriamo qualcosa in più rispetto alla semplice consulenza legale, che poi non è così semplice, perché per poter a dire al cliente di che cosa ha bisogno, dobbiamo avere una conoscenza legale e riuscire a tailorizzare l'offerta su quello che di cui ha bisogno il cliente. Ecco, noi non pensiamo che la creazione del gestionale per il cliente sia quello che DLA Piper farà mai, è un progetto troppo ampio e su cui noi non riusciremo a dare un valore aggiunto, però pensiamo che su progetti in cui la tecnologia può essere complementata dalle conoscenze legali, ecco, su quello riusciamo a dare un valore aggiunto che per esempio le società di semplice tecnologia non possono fare. Quindi abbiamo creato questo progetto Loend, abbiamo creato una società ad hoc per il testing di progetti di Legal Tech, abbiamo creato un Change Council
dove per esempio inizialmente c'erano solo i soci, ma poi abbiamo capito l'errore e i soci sono stati sostituiti o affiancati molte volte dai praticanti. Io noto che in questo periodo abbiamo una sorta di crossroad delle conoscenze, un po' un'inversione del processo che nell'avvocatura c'è stato per tanti anni. Io apprendo moltissimo in termini di conoscenze tecniche dalle persone più junior del mio team. Poi può essere che certamente sulle conoscenze legali ho maggiore esperienza, ma la tipologia di assistenza che ci chiede il cliente è un insieme di tecnologie e conoscenze giuridiche, anche per il settore in cui opero io, ma direi che è un qualcosa di trasversale. Giusto per farvi degli esempi pratici, abbiamo dei progetti che sono nati dall'Italia, abbiamo un progetto di intelligenza artificiale che si chiama Prisca, abbiamo creato un chatbot che gira su un motore di intelligenza artificiale fornito da IBM, non abbiamo avuto la pretesa di crearlo, ma consente di rispondere alle domande ripetitive del business, di compliance in materia di 231, di GDPR, ma può essere tailorizzato su tutte le richieste del cliente. Ecco, qui la conoscenza legale sta nel fatto che le risposte evidentemente le hanno scritte degli avvocati. Gli avvocati riescono a aggiornare le risposte e quindi questa è una giusta congiunzione. Oppure abbiamo creato dei tool tipo Transfer, è un tool che consente di fare la valutazione dei trasferimenti dei dati al di fuori dell'Unione Europea, quale conseguenza della famosissima sentenza Schrems dello scorso anno. Ecco, prima si parlava, ho fatto la domanda un po' volutamente provocatoria sul fatto se gli studi, se le aziende sono pronte a pagare per questi servizi a valore aggiunto. Le aziende hanno pagato per il servizio di transfer e hanno trovato un valore aggiunto concreto per derivante da quel servizio. Lì c'erano competenze giuridiche, ma sviluppate, automatizzate tramite un tool che accelerava evidentemente il processo. Abbiamo Kira che consente una valutazione delle due diligence, ne parleremo dopo, dei due diligence di 50.000, 100.000 contratti. Ecco, lì il cliente non è disposto più a pagare svariate migliaia di euro e si accetta il rischio di un'analisi fatta dalla macchina che identificherà le clausole rischiose che saranno però poi analizzate in un individuo. Ancora una volta c'è la unione tra tecnologia e individuo. Non siamo ancora al punto in cui la macchina può sostituire l'individuo, non so se ci arriveremo, perché se parliamo con Elon Musk la minaccia è grande. Io inizialmente pensavo che il mio team fra 10 anni, da le 12 persone che sono oggi, saremmo arrivati in 3, perché le altre attività sarebbero state fatte dalla macchina. Penso ora invece che di quelle delle persone del team, le persone del team avranno sviluppato nel frattempo degli skill ulteriori che consentiranno di aumentare la nostra offerta e quindi forse da 12 arriveremo a 20 se non di più. Però la natura del compito dell'avvocato deve cambiare e questo è quello che stiamo facendo noi. Certo, questo è un tema molto importante, Legal Tech non come sottrazione di competenze, sottrazione di forza lavoro, ma come aggiunta di competenze nuove e integrate. Sul tema volevo sentire l'avvocato Verdicchio. Qual è la sua esperienza, avvocato, con le soluzioni Legal Tech? Se le ha adottate in azienda, cosa ne pensa della tecnologia applicata al settore legale? Buongiorno a tutti, mi sentite? Certo, certo, la sentiamo benissimo. Allora, di certo è un tema affascinante, molto di moda. Dobbiamo vedere, mi piace analizzare la effettiva efficacia che questi strumenti hanno, perché abbiamo strumenti di diverse articolazioni. Ormai una cosa è chiara, abbracciare e anzi favorire la digitalizzazione in azienda serve in pura teoria a efficientare i processi, a ridurre i costi e velocizzare le attività tipiche del dipartimento legale
avvicinandole al ritmo serrato degli affari. Quindi sostanzialmente la direzione legale oggi è chiamata a offrire soluzioni, lasciatemi dire, time to market, che abbiano la stessa velocità del business, che vanno addirittura oltre la pura attività legale. L'in-house counsel deve essere oggi un animale tecnologico e digitale, lo deve essere, perché deve essere al passo con i tempi, ma con dei distinguo molto, molto particolari. È un'esigenza, tra l'altro, che stiamo sperimentando sempre di più anche in questa era Covid. Le tecnologie servono, lo vediamo tutti i giorni, sono diventate fondamentali per aumentare l'efficienza, ma ad una sola condizione, che non si perda la qualità. Già l'ho sentito dire in qualche intervento precedente, però credetemi, lasciatemi enfatizzare questo aspetto. Il business va veloce, le attività legali devono ottenere il passo, ma la qualità deve essere sempre altissima. Approfitto per fare una veloce panoramica dal mio angolo di quali sono i principali strumenti legal tech, e li divido, come ho sentito anche fare precedentemente, in quelli infrastrutturali e in quelli più specifici sull'intelligenza artificiale. E non vi è dubbio che quelli infrastrutturali, se fatti bene, portano dei benefici tangibili. Nella mia precedente esperienza dovevo gestire situazioni di contratti seriali, di attività ripetitiva, di contenziosi seriali con consumatori, in genere attività massiva. Bene, questa tipologia di attività è facilmente gestibile con strumenti tecnologici all'avanguardia. Oggi in Pirelli, quindi in una società multinazionale che ha una presenza molto estesa, più di 160 paesi, molte unità produttive in giro per il mondo, l'esigenza è differente. Andiamo a vedere dove però questi strumenti tecnologici, questi cosiddetti infrastrutturali, possono dare una mano. Nel mio team, per esempio, vi cito solo alcuni esempi, abbiamo una piattaforma in area legal IP, quindi Information Technology, per la gestione dei processi relativi soprattutto in IP, relativi ai portafogli brevetti, ai proprio portafoglio marchi del gruppo. La piattaforma ha sostituito ben 5 sistemi legacy ormai obsoleti, ma consente di gestire l'intero ciclo di vita del brevetto o del marchio, dall'origine e nascita dei brevetti alla loro estinzione, alla loro estensione nei diversi paesi dove questi devono essere protetti, i rinnovi, la gestione amministrativa dei relativi costi, i pagamenti. Addirittura nell'ultima nuova piattaforma recepisce dai vari vendors gli aggiornamenti delle normative che possono impattare sul processo e sulle decisioni a supporto della direzione. Considerate che oggi gestiamo con questo sistema circa 16.000 registrazioni, che costituiscono più o meno l'intero portafoglio brevetti, marchi e brevetti. L'altro esempio, sul passo all'intelligenza artificiale, l'altro esempio di infrastrutturali è un tool che noi utilizziamo quotidianamente per l'archiviazione di tutta una serie di documentazione rilevante dei rapporti contrattuali, delle incrociate con le delibere societarie internazionali, con gli atti depositati in ciascun contenzioso. Questo, oltre a assicurare una corretta archiviazione, ti dà la possibilità di individuare in tempo veramente breve la documentazione di volta in volta necessaria, ma soprattutto facilita un compito importante per l'headquarter di una multinazionale, che è il costante monitoraggio delle pratiche estere. Uno strumento che ritengo fondamentale, soprattutto per tutta l'attività precontenziosa, è
uno strumento che gestisce i cicli di vita dei contratti, e cioè quello che di volta in volta ti tiene traccia delle varie fasi delle negoziazioni, delle modifiche apportate nel tempo. Sapete meglio di me, quando ci sono dei contenziosi si va a vedere lo spirito delle parti, quando non c'è proprio la violazione specifica di una norma. Beh, questo è uno strumento che aiuta molto da questo punto di vista. Può tornare davvero cruciale nella gestione di queste fasi, nella raccolta delle evidenze in questo ambito delle litigation. L'ultimo è la firma elettronica, no? Pure questo è un tool che però deve essere, e questo ve lo dico per esperienza professionale, deve essere disciplinato in modo molto specifico, ci devono essere delle policy interne che ne disciplinano l'uso. Invece, per passare all'intelligenza artificiale, quindi agli strumenti legal tech sulla intelligenza artificiale, ci sono degli strumenti che aiutano l'utente, per esempio, a trovare la giusta regola applicabile in un labirinto di regole e regolamenti che spesso si sovrappongono e contrastano tra di loro. Mentre ci sono alcuni che accelerano il problem solving, garantendo le risposte più rapide, dal momento che, come abbiamo detto, un fondamentale elemento per l'in-house è il time to market. Come abbiamo sentito precedentemente, vediamo sempre di più sul mercato oggi piattaforme intelligenti, soprattutto, e mi soffermo su questa perché mi sta molto a cuore, probabilmente sarò una nota stonata, un po' di spirito critico, ma su quella che riguarda la stesura dei primi draft contrattuali, il cui scopo è quello di ridurre le ore impiegate a ricostruire forme iniziali di contratto o a confezionare disposizioni specifiche. Ma a mio avviso, come vi dicevo, è imprescindibile che tutte queste operazioni vengano basate su esperienze, su precedenti effettuati dalla funzione che gestisce questo tool. Quindi esperienze direttamente acquisite in occasione di operazioni similari. Perché in teoria sono strumenti che aprono orizzonti affascinanti, che potrebbe indurre qualcuno a pensare che con l'evolversi di questi strumenti in futuro non ci sia così bisogno di legali specializzati. Ma questo, credetemi, è un grave errore. Questi tool vanno gestiti con la piena consapevolezza che possono aiutare e non sostituire professionisti esperti e di alta qualità, ed esclusivamente nelle primissime fasi della redazione dei contratti. Il rischio in cui potrebbe incorrere un non addetto ai lavori potrebbe essere importantissimo. Mi piace entrare un po' più nel merito di questa tematica. Ne sentiamo tanto parlare, ci vengono proposte su molteplici soluzioni, abbiamo visto anche qui in questo panel, ci sono vari soggetti che sviluppano questo tipo di attività. Ma la domanda vera è: aiutano davvero la qualità e l'efficienza e riducono davvero i costi? Beh, il mio approccio di fronte a questa domanda è un po' particolare. Innanzitutto vorrei dire che nessuno si illuda che l'intelligenza artificiale nel nostro settore possa sostituire quella umana. L'ho sentito dire pure prima. È un must, non può sostituire quella umana. Sia chiaro, questi strumenti possono fornire, come avevamo detto, un prezioso aiuto di base su cui intervenire per elaborare le proprie attività, quali per esempio la redazione di un contratto, la predisposizione di una due diligence, la definizione di una licenza. Ma i sistemi tecnologici che aiutano a questi fini diventano davvero utili solo quando vengono associati
a disposizioni contrattuali che la struttura che utilizza quel tool, cioè noi stessi, ha direttamente elaborato sul campo. Certo. Clausole che sono state non solo pensate e redatte, ma anche negoziate, anche ragionate, digested, su cui è stato fatto un challenge operativo e magari una prova di resistenza a test ragionato di precontenzioso. Insomma, ogni operatore nel nostro settore deve, a mio avviso, effettivamente aver toccato con mano i precedenti, la sua esperienze, le sue esperienze stratificate nel tempo, e solo in quel momento può metterle a valore, per esempio, nel form di un'intelligenza artificiale, alla luce dei, del, e lo può fare alla luce della conoscenza dei punti di forza e di debolezza di quella previsione. Io onestamente mai consiglierei di avventurarsi con sistemi che utilizzano clausole predisposte da terzi di cui non conosciamo la specifica professionalità. E in questo modo, solo se, come abbiamo detto, digested, possono nascere dei tool tecnologici che davvero possono essere d'aiuto a raggiungere quell'efficienza in termini di predisposizione dei primi draft contrattuali. Vi dico che ho sentito anche capi azienda che si dichiaravano soddisfatti dell'avvento di queste nuove tecnologie perché prospetticamente avrebbero permesso una significativa riduzione di costi. Ma quando dobbiamo redigere un contratto, per esempio per definire un'alleanza o un'importante relazione commerciale, dobbiamo metterci direttamente la nostra abilità, la nostra tecnica, e far trasparire il vero spirito delle parti che vogliono essere, vogliono porre in essere questo tipo di relazione. Faccio un esempio: se avvertiamo un forte dolore allo stomaco con febbre alta, non andiamo su internet per cercare una diagnosi, oppure per essere sicuri di non stare in una situazione grave. Ma che facciamo? Andiamo direttamente da un medico specialista. Non stiamo molto, a mio avviso, molto distanti da questo paragone. Come vi dicevo, serve qualità. Serve qualità mista ad esperienza. Con queste doti, questi strumenti saranno veramente utili per un in-house counsel, veramente aiuteranno l'efficienza. Altrimenti, se decideremo di redigere un contratto utilizzando, lasciatemi dire, supinamente dei tools prospettati da terzi, che cosa otterremo? Otterremo, nel caso di un contratto arlecchino, un patchwork, costruito con giustapposizioni di pezzi di colori diversi, cuciti insieme, spesso con tecniche a dir poco discutibili. Cioè faremmo la vera gioia dei litigator. Certo. Quindi evitiamo, il mio monito è, sono strumenti effettivamente utili se gestiti con questa accuratezza, se alimentati con queste esperienze specifiche, perché veramente dovremmo evitare che questi strumenti si trasformino nella gioia di questi litigator. Quindi, certo, per dare un valore aggiunto, a mio avviso l'imprenditore o il capo azienda deve capire, dotando da un lato l'impresa con questi strumenti tecnologici e dall'altro però disponendo di una squadra di in-house counsel di elevata professionalità, solo così riuscirà ad avere effettivamente un cost saving importante e a aumentare l'efficienza. Certo, grazie avvocato, ha affrontato un punto molto interessante che a questo punto rigiro subito ai suoi colleghi, innanzitutto all'avvocato Alessandro. Ha ragione l'avvocato Verdicchio quando dice che molte soluzioni legal tech possono
avere effettivamente successo soltanto se abbinate ad una conoscenza, a un meccanismo di knowledge base dello studio già ben strutturato, oppure comunque a competenze di spicco da parte dei professionisti che usano questi tools? Buongiorno a tutti. Per questo caso credo che è una cosa assolutamente giusta, ma io ho un punto di vista leggermente diverso sull'impatto che la tecnologia avrà sulla nostra professione. E non è perché credo io sia più ottimista sulla capacità della tecnologia di evolvere o pessimista sull'intelligenza umana. Il problema è che la tecnologia negli ultimi anni ha trasformato in maniera significativa la nostra vita per tutti gli aspetti. L'accelerazione della trasformazione tecnologica ogni giorno aumenta e non vedo come la questione legale o più in generale l'industria dei servizi legali possa rimanere immune da questo processo. Il problema è che quando si parla di servizi legali, in realtà si usa un'espressione che ha uno spettro molto ampio, perché si va fondamentalmente da servizi meccanici, direi, di informazione a strumenti molto più sofisticati, fino all'uso di intelligenza artificiale, che per ora diciamo più ancora un'etichetta che non poi un qualcosa di prettamente utilizzabile, e in questo ovviamente non siamo ancora al punto in cui questi strumenti possano sostituire i professionisti. Però se guardiamo anche di nuovo in altri campi, come anche quello di Co, per esempio, ci sono processi che oggi fanno le macchine e fino a tempo fa erano esclusivo solo di chirurghi ultra specializzati. E quindi, ripeto, mi sembra strano pensare che questo non possa avvenire anche per la professione. E il problema qui forse è proprio guardare alla professione legale non come a un aspetto unitario, ma come una moltitudine di servizi che hanno diverse grandi complessità. E in questi diversi gradi di complessità, quindi si può, come dire, trovare spazio per avere servizi legali che sempre di più diventeranno commodities, essere gestiti da macchine o da software o comunque da diciamo strumenti di automazione, e altri invece che rimarranno almeno per vecchio tempo ancora queste specialità. Il punto per me importante da sottolineare è che la tecnologia dei servizi legali ha due scopi. Il primo è quello della gestione del rischio e il secondo è quello della ricerca. La gestione del rischio, che è ovviamente appunto, quando si usano strumenti che sono in grado di automaticamente si riduce il rischio di errore, soprattutto nella gestione di azioni ripetitive, e quando sono affidate non tanto alla stessa persona, ma magari a persone diverse, in più consentono una gestione del know-how efficiente. Il problema che penso tutti noi abbiamo in questa fase in azienda, anche l'informazione informativi sta diventando veramente gestibile senza il supporto di gli strumenti tecnici, semplicemente gestire la quantità di informazioni che abbiamo quotidianamente gestito. Quindi in questo possiamo creare Avvocato, nella ricerca di... Interromperla un attimo, Avvocato, la stiamo sentendo con un po' di difficoltà, se posso consigliarle di mettersi, magari collegarsi con un paio di cuffie, perché abbiamo qualche difficoltà a sentirla a tratti. Temo sia un problema di rete, forse, allora mi spiace, ma le cuffie non credo che possano capito. Non so cosa dirle. Se riesce a sistemarlo, passo avanti e ritorno da lei okay. Dopo porrei la stessa domanda all'avvocato Galizzi, l'avvocato Galizzi di Eni Gas e Luce. Avvocato, la sua esperienza con il Legal Tech. Ed è vero che effettivamente soltanto
attualmente, come la definite l'avvocato Verdicchio, le legal tech forse di più di infrastruttura, più amministrative, hanno il giusto rapporto tra costo ed efficienza? Ok, allora facciamo subito, la sentite bene? La sentiamo un po' bassa, avvocato. È stato interessantissimo prima sentire il titolo Fazio, quella la sua esperienza. So che Giampaolo Alessandro ha delle cose molto interessanti per noi da raccontarci, quindi spero di sentirlo bene fra poco. E del resto qual è il punto? Sono d'accordo con Nicola sul fatto che bisogna differenziare infrastrutture tecnologiche e intelligenza artificiale. Sulle infrastrutture tecnologiche non possiamo assolutamente ormai più prescindere per avere la gestione della nostra attività. Infatti è quello che prima venivano menzionate come legal operations, è qualcosa ormai di fondamentale. Sapete che legal operations, come avete sottolineato più volte voi di legal community, sono ormai una parte essenziale delle attività di un ufficio legale, in particolare in house. Tipo anche noi in Eni abbiamo proprio una parte che dipende direttamente dal direttore affari legali di Eni, del nostro General Counsel, che si chiama Legal Affair Governance, e stiamo parlando proprio di Legal Operations. E lì tutta la tecnologia, la piattaforma tecnologica, è fondamentale nell'ottimizzare tutta la gestione di quelli che sono rapporti, chiamiamoli amministrativi, con i legali esterni. E su questo ci abbiamo già fatto grandi passi e ne faremo altri. Però effettivamente l'intelligenza artificiale è ancora qualche cosa che non utilizziamo assolutamente a dovere. Sono d'accordo però con Giampaolo che non ha senso che noi ne restiamo così lontani. Abbiamo sempre un po' questa pretesa come avvocati di essere, di avere una mente, forse una mente più raffinata, che ci permette di dare un contributo ulteriore rispetto alla macchina. Questo lo è, non si discute, non sto assolutamente dicendo il contrario. Non sto dicendo che la macchina potrà mai sostituire la nostra mente, per fortuna, speriamo. Asimov lo lasciamo da parte in questo momento. Però dobbiamo avere tutti noi un atteggiamento diverso. È innegabile che in generale abbiamo un atteggiamento un po' come quello di Thamos, che citava all'inizio Nicola Molfetta, no? Il faraone che di fronte a Thoth, che gli parlava della possibilità della scrittura, obiettava dicendo sì, però poi alla fine non avremo più la possibilità di ricordare bene le cose, perderemo questa capacità mnemonica solo perché introduciamo la scrittura. Chiaramente era un paradosso da parte di Platone, e io però vedo che noi come avvocati ragazzi facciamo sempre una fatica, abbiamo sempre questo atteggiamento di fronte all'innovazione, siamo sempre molto perplessi e siamo fortemente ancorati a quello che abbiamo in mano. Io lo colgo perché ad esempio nella mia struttura attualmente di Enigas e Luce, per forza di cose, ci stiamo trasferendo e stiamo parlando tutta la società di un'attività che è paperless, cioè non useremo più la carta. E non sapete quante resistenze ho all'interno del mio ufficio legale su questa impostazione di andare paperless, perché tutti mi dicono, però quando leggi le cose, le leggi su un foglio di carta, un pezzo di carta, è una cosa diversa. E sono d'accordo, il libro non l'ho mai usato, un Kindle, sono d'accordo, un libro me lo prendo, è chiaro che è una percezione diversa, però prendiamone atto, abbiamo il nostro punto, ma poi facciamo uno sforzo per andare a vedere che cosa ci viene offerto, e quindi cosa ci può essere di vantaggio in tutto il paperless, il fatto di avere un documento informatico dove possiamo andare a cercare delle parole chiave, cose del genere, e finché ci rimaniamo fermi sulla nostra posizione per cui in un mondo ideale dobbiamo avere tutto scritto su carta, poi perdiamo di vista tutti i vantaggi che possono venire. Quindi il mio atteggiamento è, sono ancora indietro personalmente nel sfruttare la parte intelligenza artificiale, siamo senz'altro avanti sulle infrastrutture tecnologiche, sulla parte intelligenza artificiale sono indietro, però sono molto curioso e convinto che sistemi come quelli ipotizzati prima da Giulio Fazio nella gestione della miriade dei contenziosi che possa avere Enel, quello che
di cui penso che parlerà Giampaolo, cioè anche lì gestione dei contenziosi che può avere UniCredit, siano molto utili. Poi sempre guardare con grano salis, non possiamo dimenticare le cose, poi stiamo parlando magari di piccoli contenziosi. È certo che il grande contratto, come diceva Nicola, non possiamo lasciarlo in mano a una macchina, ma dobbiamo andare a guardarci dentro con della gente che sa di che cosa si stia parlando e lo sa bene. Però dobbiamo avere un atteggiamento veramente diverso, noi come legali, cioè rispetto a quello che noto in generale abbiamo. E qui mi dispiace dire un'ultima cosa, che anche i giovani, paradossalmente, ragazzi, mi sembrano sempre molto più ancorati, perplessi di fronte a queste innovazioni, che sembra paradossale come discorso. E quindi è una cosa che mi lascia sempre stupito, e trovo, perdonatemi il termine, relativamente stupido, cioè avere un'apertura è una caratteristica anche che noi chiediamo a una certa popolazione che portiamo dentro la nostra società. Quindi questo è il mio assunto. Ok, siamo forti sulle infrastrutture tecnologiche, sono fondamentali, queste non vanno per niente tralasciate. Sull'intelligenza artificiale dobbiamo provare a cambiare passo, perché sono convinto che possano portare dei miglioramenti nella gestione della nostra attività quotidiana, pur con tutti i limiti del fatto che stiamo parlando di macchine e non di intelligenza umana, che ha un supporto chiaramente notevole e diverso. Certo, grazie avvocato. Ha sollevato un tema, se vuole, storico, quello della reputata chiusura un po' della mentalità del professionista legale, ormai un tema appunto storico, su cui volevo chiedere un parere alla dottoressa Mazza, che rappresenta un po' in questo panel l'altra faccia della medaglia, in quanto è la Sales and Key Accounts Director di Elibra, una soluzione legal tech. Volevo chiederle se ha riscontrato nel suo lavoro ancora un po' questa chiusura, o se il mondo della professione si sta un po' aprendo a queste nuove soluzioni. Allora, buongiorno a tutti, grazie anche per gli ottimi spunti che sono venuti da chi mi ha preceduto. Ora, parto dalla sua domanda. Ecco, devo dire che c'è molto, molto interesse e molta curiosità rispetto a quello che la tecnologia può portare. È vero che c'è, magari, chiamiamola un po' di paura, un po' di resistenza, ma che può essere gestita, nel senso che noi quello che cerchiamo anche sempre di fare è non solo di proporre una tecnologia, ma proporre anche un'attività di consulenza che accompagna il percorso verso l'adozione di una tecnologia e quindi specificamente di proporre un progetto di change management che ritengo fondamentale. Oggi si è parlato moltissimo di competenze che i professionisti del mondo legale devono acquisire, che devono così espandere. E devo dire che un altro dei temi che metterei al centro è la parola processo e l'analisi di processo e cercare di costruire delle organizzazioni che in maniera sinergica, utilizzando la tecnologia, ma utilizzando anche i processi e l'organizzazione che supporta l'uso della tecnologia, possono effettivamente trarre dei grandi benefici. Ecco, tornando al tema delle competenze, al di là che mi è piaciuta molto l'iniziativa che ci ha raccontato la professoressa Sandei dell'Università di Padova e di questo nuovo corso di laurea che coniuga competenze da tre mondi, devo dire che c'è stato molto da parte appunto dei panelisti che mi hanno preceduto e che provengono dal mondo legale, così una vocazione a dire dobbiamo espandere le nostre competenze. Devo dire che vale anche per il contrario, nel senso che noi professionisti del mondo della tecnologia e dell'informatica dobbiamo espandere le nostre competenze per parlare la stessa lingua degli ambiti in cui andiamo a proporre le nostre tecnologie. È una cosa che noi cerchiamo di fare con le nostre metodologie di sviluppo del nostro prodotto, nel senso che non c'è nessuna nuova feature di prodotto che passa e che entra nello stream di sviluppo, se non viene specificato, diciamo, dalla direzione di prodotto qual è il beneficio, quali sono gli use case e la ricaduta sui nostri utenti. E quindi devo dire che questo virtuoso scambio di competenze deve avvenire nei due sensi. Dopodiché cercherei di così,
provare a utilizzare tre pilastri che credo siano importanti per parlare di tecnologie di apertura al cambiamento. E la prima cosa è che torniamo a una cosa che è stata ampiamente detta e nella quale crediamo molto, e anzi che diciamo sempre all'avvio dei nostri progetti, ovvero è la tecnologia al servizio del professionista e non il contrario. E quindi quando si disegna una tecnologia bisogna disegnare dei percorsi lineari, nel senso che deve diventare un facilitatore, non si deve né sostituire, anzi è una tecnologia che deve consentire all'avvocato di fare di più l'avvocato. Questo è il, diciamo, uno dei primi asset che vorrei condividere. La seconda cosa, e se ne è parlato molto, si è parlato tanto di intelligenza artificiale, in generale di conoscenza, eccetera. Ecco, il tema della conoscenza, che peraltro mi è anche particolarmente caro, è sicuramente fondamentale, nel senso che la fatica spesso è nel riaccedere alla conoscenza dove per propria organizzazione che l'ha prodotta e riaccedere in maniera efficace ed efficiente. E allora il trucco è il come mettere via questa conoscenza e come far sì che il sistema in qualche modo supporti questo processo che magari non è direttamente connesso con l'esecuzione del mandato che il cliente ha conferito allo studio. L'esecuzione del mandato è correlato con il produrre nuova conoscenza, ma non tanto nella sua archiviazione. E allora questo pezzo lo devono fare le macchine, perché altrimenti ci si scontra con effettivamente una limitazione. E allo stesso tempo le macchine la devono riproporre in maniera proattiva, lasciando però il pezzo di intelligenza umana nel correlare le cose veramente pertinenti. Il terzo punto, e ancora se ne è parlato tanto e si parlano strettamente, è quei dei dati, intesi come complessità crescente e numero di posizioni che il singolo studio legale piuttosto che la singola organizzazione deve seguire. Quindi i dati e andare a interrogare i dati non tanto per così avere delle statistiche, ma per fare delle domande intelligenti a questi dati e per cercare di gestire la complessità. Adesso spero che Giampaolo Alessandro riesca di nuovo a essere tra noi con la connessione, perché mi piace citare un'esperienza comune che abbiamo, che è l'avvio di Unique Legal, che è appunto lo studio che è nato sotto l'insegna Unicredit, NCTM La Scala, e che è partito proprio con Elibra, proprio con l'idea di disegnare un efficientamento di processo attorno a questi assi che abbiamo delineato. Certo, e allora proviamo a risentirlo l'avvocato Alessandro, sperando che i problemi di audio siano risolti. È stato chiamato in causa sia dall'avvocato Galizzi sia dalla dottoressa Mazza. Prego, prosegua se riesce il discorso che stava facendo prima e poi a questo punto ci parli del progetto Unique Legal, che sicuramente è pienamente coerente col discorso che stiamo facendo oggi. Sì, allora, grazie, mi scuso per il problema, ma la tecnologia oggi appunto non aiuta. Spero che adesso mi sentiate meglio. Molto meglio, grazie. Ok, perfetto. Allora adesso, prima di arrivare a Unique Legal, non so bene cosa vi siete persi prima, ma insomma quello che stavo dicendo era che in realtà appunto uno dei temi principali, secondo me, al quale la tecnologia deve dare un supporto è quello sia da un certo punto di vista della gestione del rischio che della ricerca di efficienza. Entrambi i problemi legati, come citava anche Silvia poco fa, all'enorme quantità di dati, di flussi informativi che tutti noi dobbiamo gestire. Unique Legal, che appunto Silvia ricordava, è una società tra avvocati che abbiamo costituito insieme a NCTM La Scala, nasce fondamentalmente per supportare la direzione legale di Unicredit, oltre poi a fare altre attività, nella gestione principalmente del contenzioso, che ha dei numeri, come dire, sicuramente industriali, e più avanti anche a progetti legati alla consulenza.
senza che l'azione legale di Unicredit alla rete delle filiali. Anche questa con dei numeri sicuramente industriali che possono beneficiare di processi sia di automazione ma anche come dire, in qualche modo sviluppo di tecnologie che possano supportare i professionisti. Per quanto riguarda il contenzioso, ovviamente ci sono una serie di attività di mandati cosiddetti seriali, per tornare al topic della discussione di oggi, che in realtà di seriale hanno per molti aspetti solo, come dire, il numero e la ripetitività di alcune casistiche, ma poi, come peraltro diceva anche uno, mi sentite ancora? La sentiamo, qualche disturbo ultimamente si sta un Non po' sono. frizzando, però la sentiamo. Ok, purtroppo è la rete. Ok, stavo dicendo, il contenzioso, come diceva Nicola, non ha di seriale, come può essere, non so, la riscossione di bollette. Sono cause a tutti gli effetti che però non hanno una casistica infinita. Quindi quello a cui noi stiamo cercando di dare risposta è, con un utilizzo più efficiente delle risorse, trovare una struttura che possa gestire una quantità enorme di pratiche a un costo marginale tendenzialmente più basso di quello che possono fare realtà diciamo più frammentate, e in questo ovviamente l'automazione dei processi e il supporto della riduzione degli errori sta proprio per un efficiente complessivo dell'attività. Vedo l'immagine andare a scatti, quindi immagino che mi sentiate No, però male. la sentiamo, continui pure. Ok. L'altro aspetto che stavo dicendo prima è quello della consulenza alla rete, e in questo qui dovete immaginare una situazione in cui l'IAIA che fa clientela, migliaia, siamo nell'ordine delle 200.000 richieste all'anno di consulenza legale, ma legata in maniera strettissima all'operatività bancaria. E in questo stiamo appunto cercando di costruire un sistema quanto più automatizzato possibile, che da un lato deve interpretare le domande che non sono sempre, come dire, poste in una maniera immediatamente comprensibile per persone tecniche, diciamo, quanto fornire poste automatizzate. In questo, per esempio, l'esperienza dei chatbot che ha richiamato prima l'avvocato Coraggio, va in una direzione giusta, anche se poi alla fine ci devono sempre essere, diciamo, dietro degli operatori, professionisti che, come dire, verificano la qualità diciamo, la pertinenza delle risposte. Però i numeri che abbiamo a fronte, dire, di una tendenza di riduzione degli organici non è che lasciano molto se non andare in una direzione convinta di investimento su strumenti tecnologici. Del resto, non l'ho citato prima, ma se uno guarda appunto la nostra vita quotidiana, ci sono strumenti che fino a poco tempo fa erano francamente poco utilizzabili, come ad esempio i traduttori automatici che si possono trovare online, ad esempio Google Translator, negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante. Oggi hanno un'accuratezza nella, come dire, predisposizione di traduzioni che oggettivamente fino a poco tempo fa erano appannaggio solo di traduttori professionisti. E lì si vede chiaramente come l'investimento fatto da Google, ma anche da altri operatori, anche magari specializzati in questioni giuridiche o legali, stanno pagando e offrono oggi un prodotto che, ripeto, fino a poco tempo fa era assolutamente impensabile. Anche con i chatbot, ho situazioni in noi come diciamo, consumatore, interfaccia con alcune, non dico che ha la stessa parlare con un essere umano, ma onestamente riesce delle risposte in maniera molto efficiente da quelle che sono a tutti gli effetti semplicemente delle macchine. Quindi su questo devo dire, io concordo con quanto l'avvocato Verdicchio diceva sulla infungibilità di buona parte della professione legale, dei professionisti legali. Tuttavia, penso che nell'industria dei servizi legali ci siano molte attività che in realtà si prestino benissimo a una maggiore automazione
e a una maggiore, diciamo, utilizzo anche di programmi che possono dare delle risposte, ripeto, a costi marginali molto migliori e con anche gestione, ripeto, del rischio più efficiente. Unique Legal in questo, ripeto, per noi è un po' un laboratorio, stiamo cercando di sperimentare diverse cose, per fortuna abbiamo sia la capacità nostra interna che quella dei nostri partner che ci aiuta e penso che sarà uno strumento, ripeto, che aiuterà la direzione legale a essere molto più efficiente e soprattutto a dare un risultato aziendalmente molto più, anche in questo caso, efficiente. Grazie mille avvocato, intervento molto interessante, in particolare l'esempio della traduzione automatica internet online che è migliorata molto negli ultimi anni. Volevo ricoinvolgere l'avvocato Coraggio sul tema. L'avvocato Verdicchio prima ha sollevato il punto della distinzione tra legal tech di infrastruttura e legal tech di intelligenza artificiale, dicendo che forse le prime offrono ancora un rapporto costi-benefici migliore rispetto alle seconde. Non è però, come ha appena spiegato l'avvocato Alessandro, importante anche investire in quelle di intelligenza artificiale perché magari sono leggermente meno utili e sostitutive di parti di lavoro oggi, ma potrebbero esserlo tra 10 anni? Grazie per la domanda. Sì, assolutamente. Secondo me, questa dicotomia che hai menzionato è la grande dicotomia tra il legal tech, passatemi il termine, tradizionale e quello che è veramente innovativo. Non so, parlavamo nella precedente sessione di piattaforme cloud, di co-working, non so, Teams, tutti noi usiamo ora Teams e noi lo usiamo anche per lavorare su progetti insieme con alcuni clienti, quindi il Teams del cliente diventa, ci interfacciamo con quella per lavorare insieme su certi progetti, piattaforme per il transito sicuro di dati, noi abbiamo una vroom per assicurare che i dati non siano accessibili da terzi. Ecco, questo secondo me è il legal tech su cui tutti noi ci sentiamo sicuri perché l'abbiamo usato per tanti anni. Però forse anche l'emergenza Covid ci consente di fare un extra mile, di essere un pochino più aggressivi. Ci sono altri studi legali che hanno assunto tante persone per fare lavori ripetitivi. Noi come studio legale pensiamo che la soluzione non sia assumere tante persone, ma sia sfruttare la tecnologia per i lavori ripetitivi. Come diceva l'avvocato Giampaolo, ci deve essere un supporto dell'individuo, ma la tecnologia ti consente anche di individuare la risorsa giusta da mettere nel ruolo corretto. Stiamo lavorando su un progetto che intendiamo, pensiamo che sarà proprio una trasformazione digitale del nostro modello di business, dove la tecnologia ci aiuterà anche a gestire le richieste spot relative, non so, a secondment, a competenze che il nostro studio non ha, che vanno al di fuori del nostro perimetro. Molte volte il secondment, per esempio, non è un guadagno per lo studio, ma è un qualcosa che rende a consolidare il rapporto. L'utilizzo della tecnologia ci consente anche di individuare la risorsa giusta, di dare delle referenze al cliente e di rendere quello un servizio aggiunto del nostro studio. L'intelligenza artificiale è il futuro, non sostituirà l'individuo, ma lo complementerà. Deve essere supportata dall'individuo. Non sono del tutto d'accordo con quello che diceva l'avvocato Verdicchio sui contratti autocompilanti. Devono essere evidentemente tailorizzati sull'azienda, non è un prodotto off the shelf perché a quel punto non serve a nulla. Bisogna creare dei template che poi vengono adattati al singolo contesto. E quindi, per esempio, noi abbiamo un tool che si chiama Ascendant per la redazione dei contratti di outsourcing che è tailorizzato di volta in volta sulle esigenze del cliente. È il risultato dell'esperienza di oltre 500 contratti complessi di outsourcing negoziati a livello internazionale a diverse giurisdizioni che ti riesce a valutare il livello di rischio delle singole clausole e anche
quanto una tipologia di clausola è stata utilizzata nei precedenti contratti. Questo per collegarmi a quello che diceva la dottoressa Mazza. I dati in uno studio come il nostro, i dati sono una risorsa di immenso valore che è sfruttata malissimo. Allora, questo l'abbiamo visto con negli anni passati con le banche e con le assicurazioni che hanno scoperto di sedersi su un tesoro inestimabile, e sta succedendo anche sugli studi legali, perché i nostri precedenti, le lesson learned dai precedenti deal fino ad ora sono rimaste nel cervello dell'avvocato, e invece stiamo cercando di trasformarli in dati a valore aggiunto, che con sistemi di intelligenza artificiale possono convertirsi in informazioni, per esempio su quanti precedenti ci sono stati di casi simili in un eventuale contenzioso, ma non lo so, per la clausola per esempio di limitazione di responsabilità, che è la clausola nei contratti di cui mi occupo più spesso io, che comporta le più lunghe negoziazioni. Quindi avere dei precedenti che ti consentono di essere di supporto alla negoziazione è fondamentale. Il cliente lo vede come un valore aggiunto, ed è un qualcosa che, almeno sulla base della nostra esperienza, è disposto a pagare. Certo, volevo chiedere all'avvocato Verdicchio se voleva replicare su questo tema. Cosa ne pensa degli interventi dell'avvocato Alessandro e dell'avvocato Coraggio? Allora, sul tema che Giampaolo diceva, l'avvocato Alessandro sosteneva, e cioè che sono strumenti che possono essere utili applicati a determinati tipi di attività, sono pienamente d'accordo. Per quanto riguarda l'avvocato Coraggio, insisto, poi per carità, il mondo è bello perché è vario, a mio avviso arrivo addirittura a dire che potrebbe essere pericoloso se non usato con le giuste cautele. E cioè, va bene il discorso relativo a precedenti che possono essere usati a vantaggio di una negoziazione, nel senso che mi serve vedere quante volte è stata applicata quella clausola, non so bene l'utilità, ma tanto è, fino a qui va bene, però la redazione sui contratti massivi, abbiamo detto, senza dubbio, aiutano, senza dubbio. Mi piacerebbe vedere uno strumento di intelligenza artificiale, forse è ancora troppo presto, che effettivamente dà una mano nella costruzione di paradigmi delicati. Mi spiego, immaginate per esempio un contratto di licenza, e quindi con tutte le differenziazioni che ci sono, lì va bene, possiamo prendere dei precedenti, ma è talmente importante le protezioni tailorizzate sullo specifico, su quel brand piuttosto su quel brevetto, che va bene affidarsi ad una macchina se questa macchina è stata impostata nel giusto modo. Ritorno su un punto che dicevo prima: tutto sta a come si alimenta questo tool e chi lo alimenta questo tool. Oggi io posso dirvi che, sulla base dell'esperienza avuta di anni di purtroppo litigation che ci sono stati su diverse tematiche, soprattutto di tipo commerciale, bene, in questo modo noi, sulla base di questa esperienza, sappiamo determinate nuance che un neofita probabilmente non le vede nemmeno. Conseguentemente oggi, quando agisci in fase di pre-contenzioso, quindi quando stai preparando e strutturando un qualche cosa volto a minimizzare il rischio di andare in litigation, bene, in questi casi devi mettere a fattor comune quell'esperienza che hai fatto nei litigation che citavo prima,
e predisporre quelle disposizioni che poi ti arrivano a superare quegli ostacoli dove invece sei caduto precedentemente. Ecco, se una struttura che ha fatto questa esperienza riuscisse a mettere a fattor comune questa sua, questo suo bagaglio, razionalizzandolo in disposizioni contrattuali poi date alla macchina, che a quel punto ti fa partorire il primo draft contrattuale, beh, quello senz'altro è di aiuto, quello senz'altro è efficienza. Però con questa cautela che reputo importante. Altrimenti su tutto il resto, guardate, non vorrei essere frainteso, io su tutto quello che abbiamo definito infrastrutturali sono assolutamente a favore, perché quelli effettivamente aiutano. Però è un po' come da quando siamo passati dalla carta carbone alle mail e alla redazione in Word dei contratti. La mente umana rimaneva sempre lei, quindi erano solamente degli strumenti che avvantaggiavano la predisposizione di determinate attività. Oggi, quando è che diventa scivoloso il discorso? Quando ci trasferiamo su un terreno di intelligenza artificiale e non dobbiamo immediatamente, automaticamente assumere che parte di quella attività che tu fai basata sulla tua esperienza venga sostituita dalla macchina. Quindi, se riusciamo ad alimentarla bene, welcome, saranno strumenti molto importanti. Perfetto, grazie avvocato. Volevo sentire anche l'avvocato Galizzi sul tema. Prima ha parlato di apertura, necessità di apertura mentale. Le sembra che ci sia questa apertura nel panorama odierno? Cosa pensa anche di quello abbiamo detto, di quanto abbiamo detto prima riguardo a Unique Legal e la possibilità di utilizzare la tecnologia per facilitare la gestione di mandati massivi o comunque seriali? Allora, come dicevo prima, sì, per fortuna un po' di apertura c'è, molto meno di quanto dovremmo averne, a mio giudizio. Dovremmo essere molto più pronti a esaminare le possibilità che vi siano. E per Unique Legal confesso una profonda invidia, cioè mi piace moltissimo l'iniziativa, invidio Giampaolo per aver avuto l'idea e la possibilità di portare avanti questa iniziativa. Infatti mi farò subito spiegare poi nei dettagli che cosa stia facendo Giampaolo, così mi farò spiegare cosa stia facendo Giulio, perché sono convintissimo che non possiamo dedicare, perdere a un certo momento tempo in cose magari piccole e seriali che possiamo avere e possiamo individuare, dobbiamo individuare degli spunti, con tutte le attenzioni del caso, perché poi se una macchina alla fine ci fa perdere un contenzioso da 300 euro, il caso di tutte le nostre società purtroppo è che in gas e luce, come può essere per Enel, per Unicredit, per Pirelli, senz'altro, finisce subito sul giornale perché ha perso un contenzioso da 300 euro, perché chiaramente non andiamo sui giornali ogni volta che vinciamo. E quindi poi vado a spiegare che così è un difetto della macchina che ci ha portato a perdere la causa da 300 euro. Quindi è chiaro, bisogna avere delle attenzioni, però dobbiamo buttare veramente il cuore oltre l'ostacolo e ragionarci seriamente. Perché come dice prima, come ha detto ancora Giampaolo, oggi lo sto citando troppo, poi mi farò offrire un pranzo una volta, cioè non è possibile che facciamo delle operazioni chirurgiche a cuore aperto utilizzando la tecnologia e non facciamo niente da un punto di vista legale. Quindi tutto con raziocinio, l'operazione chirurgica si fa, magari si fa anche in remoto, ma insomma è presente comunque alla fine qualcuno che ci dà un occhio. Analogamente dobbiamo avere questa capacità di introdurre, ma in maniera convinta, seria, aperta, gli strumenti tecnologici e poi darci un occhio, perché non abbiamo alla fine degli svarioni che ci possono veramente mettere in difficoltà. Certo, certo. Avvocato Giampaolo, lei ha suscitato l'invidia dell'avvocato Galizzi, abbiamo visto. Volevo chiederle se è collegato.
tornando a parlare di serialità, c'è il rischio che si crei un po' una forbice tra servizi gestiti in maniera meccanizzata e poi quelli in cui davvero c'è l'applicazione di una competenza umana reale al caso? Esiste questo rischio che si crei questa forbice? Ma guardi, più che un rischio è una certezza, ma c'è già, nel senso che la tecnologia, come dire, ripeto, è un mezzo per gestire le cose seriali in un modo piuttosto che in un altro, ma la forbice c'è già e noi tutti, come dire, abbiamo professionisti per seguire vicende di un certo tipo e altre. E ci sono studi che sono attrezzati per gestire diciamo dei filoni di lavoro in maniera industriale e altri che sono boutique che si occupano di questioni invece molto più diciamo specialistiche. Quindi esiste già e ripeto, la tecnologia è solo uno strumento, alcuni studi stanno investendo, anche aziende, in questa direzione perché come dire, hanno questo tipo di necessità e altri clienti e professionisti possono continuare a guardare diciamo ad aspetti più sartoriali, se così vogliamo definirli. L'industria digitale, come è fatta da una moltitudine di problematiche, e come tali vanno affrontate, e per ogni problematica c'è uno strumento più adatto di altri. Sulla serialità, come dire, ci sono tantissimi esempi in cui già oggi diverse aziende, sia in campo assicurativo ma anche in campo, per esempio, della gestione dei reclami delle compagnie aeree, che si affidano a strumenti di dispute resolution automatizzati con dei software che gestiscono le casistiche. Quindi da questo punto di vista la decisione di andare in quella direzione è legata semplicemente al fatto che il costo unitario di gestione di una pratica che magari vale 1.000 euro, 1.000 dollari, non ha alcun senso farla gestire a dei professionisti che hanno un costo sicuramente più alto. Quindi al netto dell'investimento iniziale e del tempo che serve a far sì che queste macchine imparino e sviluppino la capacità di analizzare certe situazioni, quello secondo me è un processo, come dire, ormai avviato e da cui difficilmente si può tornare indietro. E penso che con Nicola diciamo la stessa cosa, cioè tutto ciò che ha una specificità, una unicità, continuerà a essere gestito da professionisti che abbiano la conoscenza necessaria, l'esperienza necessaria. E poi c'è tutta una serie di attività, appunto, come dicevo all'inizio, che sono diventate, diventano commodity, per le quali il costo di professionisti non ha più senso. Faccio un ultimo esempio. Negli anni la direzione legale di Unicredit ha speso tantissimi soldi per gestire dei contenziosi in America, dove per le questioni legate alla legge sulla privacy europea, che sono più restrittive di quelle americane, noi dovevamo fornire dei documenti che non contenessero i nomi dei clienti piuttosto che di dipendenti. Ebbene, questa attività allora era fattibile solo tramite avvocati che a tariffa oraria americana leggevano tutti questi documenti e con un pennarello nero tiravano via il nome dei clienti o dei colleghi, cosa che obiettivamente non ha nessun senso, perché pagare 800, 1000 dollari l'ora per far sì che un avvocato debba solo leggere cercando dei nomi e cancellandoli, evidentemente non ha senso. Oggi questa attività può essere tranquillamente fatta da dei software, peraltro con un margine di errore anche più basso. L'unico tema è se le autorità o i tribunali riconosceranno questo tipo di intervento e non richiederanno invece continuamente l'intervento diciamo appunto di un professionista qualificato. Qui c'è sicuramente un aspetto di, come dire, resistenza al cambiamento, però ripeto, è questione di tempo, non se capiterà, perché capiterà di sì, ma è riuscire ad avere un uso responsabile di questi strumenti e far sì che questi strumenti siano, come dire, resi sempre più customizzati per l'utilizzo che si vuole fare, che è quello che sia Silvia ma anche l'avvocato Coraggio dicevano. Quindi è un processo, bisogna educare, tra virgolette, queste macchine, questi software a fare attività che purtroppo o inevitabilmente, come dire, da un punto di vista di costo non sono più sostenibili in una, diciamo, gestione tradizionale. Certo, grazie avvocato. Volevo interpellare proprio la dottoressa Mazza su questo tema, in particolare anche ricordando l'esempio fatto prima, quello sul traduttore online, quello classico che usiamo tutti, Google Translate, che
si dice sia migliorato molto nella sua funzionalità negli ultimi tempi. Da appartenente del mondo legal tech si ritrova in questa logica di costante miglioramento della tecnologia, e quanto invece rispetto al discorso che facevamo prima, alcune soluzioni tecnologiche sono ancora limitate dall'attuale stato dell'arte, che magari non permette quello che servirebbe per rendere una determinata soluzione conveniente? Sì, allora, la tecnologia cresce, cresce e non c'è, diciamo, non c'è niente che noi possiamo fare per fermarla, per fortuna, nel senso che peraltro è il mio mestiere, quindi sono anche molto contenta di questa cosa. Quindi sicuramente c'è un continuo miglioramento, visto che stiamo parlando soprattutto di tecnologia che lavora sui testi, è chiaro che ci sono diciamo, ambiti e soprattutto lingue su cui effettivamente ci sono tante cose già pronte, già utilizzabili, e altre lingue, altri ambiti dove lo è un pochino meno. C'è sempre questo, quello che dicevamo anche prima, ovvero di un uso e un'introduzione intelligente delle tecnologie all'interno dei processi delle organizzazioni. Questo è qualcosa che deve essere assolutamente messa come, come principio, anche quando il titolo di questo panel richiama i mandati seriali. In realtà credo che ci sono anche tanti mandati assolutamente non seriali, anzi mandati che richiedono l'invenzione dell'avvocato, perché l'avvocato a volte fa delle vere e proprie invenzioni, porta dell'innovazione nel come scrive un determinato atto, che però sono supportate all'interno dell'organizzazione da attività seriali, cioè non è seriale il mandato, anzi il mandato è un piccolo capolavoro, un grande capolavoro dove c'è l'invenzione del professionista, ma tutta l'attività al contorno è seriale, allora è lì che dobbiamo efficientare, nel senso che non, proprio per rimettere davvero al centro la professione. Ecco, rispetto anche al discorso che, del mio precedente intervento rispetto alla resistenza al cambiamento, che è sicuramente un tema da gestire, ma vorrei anche vederlo in un'ottica assolutamente positiva, perché io credo che in Italia abbiamo alcuni studi legali italiani dove abbiamo dei grandissimi innovatori. Alcuni ci sono nomi molto illustri, ma anche, lo troviamo anche in alcune realtà più piccole dove c'è comunque una grande attenzione e ci si è posti in maniera estremamente seria e estremamente professionale il problema dell'efficientamento intelligente, come diceva l'avvocato Andreani nel panel che mi ha preceduto, dell'efficienza intesa come chiave per non abbassare la qualità. E l'altra cosa, certo, che io incontro tantissimo negli studi con cui lavoriamo è che tutto questo viene fatto e viene svolto per non abbassare la qualità resa ai clienti, quindi in questo senso davvero trovo un circolo virtuoso nell'applicazione della tecnologia quale strumento. Ecco, mi piace molto la parola strumento, perché ci richiama al concetto della tecnologia al servizio dell'uomo in vario. Anche l'avvocato Orlando ha parlato, ci ha raccontato una bellissima esperienza e ha parlato di tool. Ci riporta molto questo senso, direi. Certo, certo. Grazie dottoressa. Vorrei ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che nel riquadrino di Zoom domanda e risposta possono tranquillamente porre le loro domande ai panelist di questo segmento. Partirei quindi con la sessione Q&A, dato che ci è arrivata una domanda proprio dal nostro direttore di Molfetta, che vorrebbe chiedere ai giuristi d'impresa come vedono la nascita di questi studi prodotto, quindi studi o società legali che forniscono in maniera industrializzata una specifica tipologia di servizi. Vi chiede se rappresentano, secondo voi, una linea di business destinata a trovare una fetta di mercato sempre più ampia e se concordate con l'idea che non tutto il lavoro legale debba essere necessariamente tailor-made. Chi vuole rispondere? Nessuno vuole rispondere. Avvocato Verdicchio, ha qualcosa da dire?
Allora, sì, nel senso che, vedete, ci sono ovviamente varie tipologie di società. Mettiamo da una parte una società come quella in cui i servizi legali sono gestiti da Giampaolo Alessandro, ci sono società come Eni Gas e Luce, ci sono utilities e poi ci sono società manifatturiere e magari anche realtà molto piccole. Beh, io inizierei a fare un distinguo sulla popolazione che ha accesso a questi strumenti, perché mentre per la prima tipologia di società ci sono delle necessità indiscutibili, quelle che Giampaolo diceva prima, io le vedo come assolutamente indiscutibili, cioè è giusto, anzi è una bella intuizione quello di aver lanciato questo progetto con questa law firm, perché può essere un'attività molto interessante. Lì dove ci sono delle situazioni ripetitive, un contenzioso seriale con diverse tipologie di contenzioso, ma che rientrano nell'ambito di quegli standard lì, ma è giusto, ben venga. In realtà poi ci sono sempre anche in questa tipologia di società, ma soprattutto nelle altre ci sono delle tematiche legali che sono, non sono seriali, sono purtroppo, devono purtroppo essere customizzate, le professionalità devono adattarsi per trovare soluzioni a problematiche molto spesso non ripetitive. Ci sono costituzione di alleanze particolari, ci sono una contrattualistica commerciale particolare, l'individuazione di partnership di un certo tipo. Ecco, è qui che io dico benvengano questi strumenti, ma devono avere questa sofisticatezza che dicevamo prima. Quindi, per rispondere alla sua domanda, alleanze con studi legali. Vediamo come va a finire il progetto di Giampaolo, ma a naso direi assolutamente utili, ma per quella tipologia di attività. Per tutto il resto, oggettivamente, oggi stiamo andando verso un mondo dove, perlomeno quello che mi riguarda, il ricorso ai legali esterni è sempre minimizzato. Mi spiego. Noi ricorriamo ai legali esterni quando uno c'è un rapporto fiduciario particolare, di fidelizzazione particolare, per cui l'avvocato esterno già è compenetrato, no, rispetto alle necessità che ha l'azienda in cui operano gli in-house, e quindi è molto più specialistico, molto più specializzato. Un tempo si andava a bulk e si affidava la tematica completamente al legale esterno, oggi molto meno, oggi molte professionalità, ma lo vedete anche voi, molti legali esterni stanno facendo il passaggio per fare un'esperienza in house, quindi su quella tipologia di attività, quindi questa più, lasciatemi dire, creativa, più customizzata, tailorizzata sulle necessità dell'azienda, lo vedo meno. Grazie mille avvocato. Avvocato Galizzi, gli studi prodotto specializzati in un determinato servizio che svolgono in maniera efficiente hanno una fetta di mercato e si conquisteranno sempre più una fetta di mercato nel futuro? Perdone, non ho capito la prima cosa, gli studi. Gli studi Ah, specializzati gli studi prodotto. in una singola attività che la svolgono in maniera industrializzata e quindi continuata ed efficiente. Sì, possono avere un mercato, però veramente sono d'accordo su quello che ha detto Nicola, insomma, anche un po' sulla prima domanda. Una cosa veramente sono, come diceva Nicola all'inizio, le infrastrutture tecnologiche, una cosa è l'intelligenza artificiale. Là dove un minimo di intelligenza artificiale entra in gioco, dove entra in gioco l'intelligenza artificiale, ci vuole una tailorizzazione, perché comunque, nonostante l'idea di base possa essere analoga, sto pensando ai contenziosi piccoli,
i famosi contenziosi sulle bollette che possiamo avere noi di Eni gas e luce, come può avere Enel, e che può essere forse assimilata al piccolo recupero credito, sto ipotizzando, di un Unicredit, però in ogni caso poi abbiamo dei criteri di azione, per fortuna, differenti. Non abbiamo la stessa impostazione, a prescindere dall'analogia sul tipo di tematica. Abbiamo comunque delle impostazioni differenti e delle esigenze che ne conseguono che sono differenti. Quindi una teorizzazione ci vuole e di conseguenza lo studio prodotto sì, può essere assolutamente qualcosa di valido in determinati contesti, posto che comunque è uno studio che deve in ogni caso tenere di fronte a sé quello che è l'obiettivo e la caratteristica del singolo cliente. Certo. Avvocato Alessandro, rigiro anche a lei la domanda sugli studi prodotto e la possibilità che non sia tutta l'attività tailor-made, immagino già la sua risposta, però in particolare sugli studi prodotto che si occupano di quella determinata meccanica, di quel determinato affare in maniera industrializzata. Ma guardi, io su questo sono molto, molto laico, nel senso che alla fine le aziende comprano i servizi legali da chi li fornisce miglior rapporto qualità-prezzo. E quindi se uno studio prodotto riesce a battere magari studi generalisti in termini di efficienza e di qualità a un costo più basso, sicuramente avranno successo. La verità è che le aziende poi, a mio avviso, a mia esperienza, come dire, hanno sempre, tendono a oscillare tra appunto l'uso di specialisti proprio perché hanno maggiore capacità di essere efficienti rispetto a studi generalisti, perché il rapporto fiduciario porta poi, come dire, ad allargare sempre di più i servizi che uno studio offre. Quindi tra questi due modelli diciamo c'è sempre un po' di competizione, ma alla fine vince chi riesce, come dicevo prima, ad offrire il miglior servizio al miglior prezzo. In questo, giusto per rispondere all'osservazione di prima, Unique Legal non nasce come studio prodotto, giusto per essere chiari, è un modello di partnership e quindi in realtà è un modello di fornitura di servizi legali diverso da quello che io fino a poco fa trovavo sul mercato, perché quello che a me interessa in realtà è esattamente una customizzazione estrema, e la partnership tra Unicredit, gli studi che hanno fondato Unique Legal, serve a garantire che il servizio reso sia reso sempre con le specifiche che sono necessarie alla direzione legale di Unicredit. Il prodotto è partito col contenzioso, seguiranno altri. Quello che mi interessa in realtà è proprio la modalità invece di interazione tra il fornitore e il cliente, che alla fine è quello che garantisce l'efficienza, ma soprattutto la flessibilità nel tempo di come un servizio viene reso. Quindi l'unico limite, per tornare alla sua domanda, dello studio prodotto è la sua capacità poi di essere in grado di cambiare nel tempo adattandosi agli eventuali cambiamenti di cui i clienti hanno bisogno. Certo, molto interessante, ha parlato anche di qualità del servizio e quindi rimarrei proprio con lei per porle un'altra domanda che ha posto il direttore di Molfetta, che chiede se il concetto di qualità del servizio rimarrà sempre inscindibile da quello di massima efficienza tecnologica del servizio reso. La vede così? Ma sì, guardi, sicuramente, però anche su questo bisogna fare chiarezza, nel senso che la qualità dipende anche qui dall'obiettivo finale e ci sono tanti esempi anche fuori dai servizi legali dove la qualità nel tempo è stata industrializzata e resa accessibile a costi più bassi di una volta e quindi anche oggi, come dire, si può andare dal sarto e si può comprare un abito a prezzi infinitesimalmente bassi senza per forza rinunciare a tutta la qualità e non per tutti i servizi serve sempre la qualità massima, quindi onestamente bisogna essere anche qui secondo me molto pragmatici e trovare il punto di equilibrio tra quella che è appunto la qualità assoluta e il prezzo. So che alcuni avvocati come dire storcono il naso rispetto a questo approccio perché lo ritengono svilente della professione e mi dispiace, però le aziende alla fine vivono di conti economici e quindi bisogna fare
tutti i conti con risorse finite e non infinite. Quindi su alcune cose in realtà il compromesso sulla qualità è non solo possibile ma necessario, su altre invece vale il principio per cui si cerca sempre la massima qualità alla fine a qualunque prezzo. Questo porterà a quello che lei diceva prima, alla fine comunque a un allargamento della forbice tra servizi infungibili e servizi invece che in qualche modo si prestano di più a un ragionamento, come dire, più di compromesso tra costo e qualità. Certo, vorrei andare dall'avvocato Coraggio per questa domanda, anche per come concepisce il rapporto tra qualità del servizio e poi massima efficienza tecnologica? Saranno sempre inscindibili questi due componenti? Guardi, io sono d'accordo assolutamente con l'avvocato Alessandro. Noi riteniamo che per certi servizi il cliente non è più disposto a pagare le nostre tariffe orarie. Lui ha fatto l'esempio delle persone che sbiacchettavano i contratti. Io mi posso ricordare, non so, quando ho iniziato questa professione, che le due diligence si facevano di solito in uno scantinato o comunque in una stanza poco accogliente con 10-15 ragazzi molto giovani che revisionavano contratti. Ecco, il cliente non è più disposto a pagare, per esempio, per la due diligence migliaia di euro, ma allo stesso tempo vuole un prodotto di qualità, e quindi dobbiamo trovare il giusto compromesso. Per esempio, rispetto alle due diligence, se ci sono 100.000 contratti e il cliente nell'engagement letter riconosce il rischio di far analizzare in prima battuta i contratti a un sistema di intelligenza artificiale che identificherà le clausole rischiose che poi saranno revisionate da un individuo con un abbattimento dei costi enorme, ecco, in quel caso il cliente accetta il rischio, ritiene che rispetto a quel contesto, non lo so, le clausole di contratti con possibili contenziosi di poche migliaia di euro, il rischio non è elevato, il costo di revisione manuale di quei contratti sarebbe eccessivo e quindi si applica la soluzione tecnologica. Il nostro investimento nel legal tech è certamente complementare alla qualità dei nostri servizi. Noi riteniamo che sia un modo per mantenere un legame forte con il cliente che poi ci darà incarichi molto più lucrativi dove forse dove il nostro approccio di estrema qualità e molto tailorizzato sarà necessario. Le due cose vanno insieme perché altrimenti, per esempio, nel mio settore io vedo le Big Four come le principali contender dei grandi studi legali internazionali, perché la tecnologia ce l'hanno, hanno una leva finanziaria di gran lunga superiore a qualsiasi studio internazionale e stanno assumendo anche legali di alto livello. Però il loro DNA è tecnologico, il nostro DNA è di consulenza legale, dobbiamo vedere dove sarà il giusto mezzo. E quindi noi ci aspettiamo che nei prossimi 3-4 anni, non di più, ci sarà un reshuffling del mercato guidato dalle tecnologie. Certo, molto interessante questo intervento, avvocato, in particolare sulla necessità di complementarità tra le soluzioni tailor-made e quelle, se vogliamo, standardizzate, pur di rimanere nel mercato e rimanere competitivi. Volevo chiedere sul tema efficienza tecnologica e qualità del servizio alla dottoressa Mazza, che un po' ci può portare l'altra faccia della medaglia, quella dall'interno di una società legal tech. Dove ponete il bilanciamento tra queste due esigenze? Sì, allora, qualità direi al primo posto, intesa comunque nell'accezione che dicevano le persone che mi hanno preceduto, nel senso che c'è una qualità ottimale per determinati tipi di intervento e una qualità differente a ottimale per altri determinati tipi di intervento. Quindi, però se
qualità first, direi. Anzi, la tecnologia in qualche modo deve far sì che qualità raggiungibile accresce la complessità, e questa è la reale sfida. Il punto di innesto è esattamente questo, nel senso che con tutti i caveat che abbiamo detto del lasciare al centro comunque il professionista, bisogna anche riconoscere che la crescente complessità data dalla quantità delle situazioni, delle posizioni gestite, eccetera, fa sì che la tecnologia sia meglio anche per garantire la qualità, perché la tecnologia può con uno sguardo molto rapidamente guardare a tutto il ventaglio di possibilità che devono essere considerate per poter erogare un servizio di qualità. Perfetto. Ecco, secondo me è emersa una cosa questa mattina che credo molto interessante, sia dal primo panel che da questo, ovvero anche che forse può essere un po' una sfida, ovvero come noi che lavoriamo nel legal tech dobbiamo un pochino con estrema umiltà cercare di imparare quelle che sono, diciamo, le specificità di quel mestiere che andiamo a servire con le nostre tecnologie. Stamattina tanti avvocati hanno detto che devono lavorare sulla specificità o dell'azienda di cui sono l'ufficio legale o comunque dei clienti che servono in quanto studio legale, e questa competenza verticale di settore fa tanto la differenza in quello che anche ha raccontato l'avvocato Fazio questa mattina. C'era tanto, tanto di questo anche in quello che hanno detto appunto le persone che sono con me in questo panel. E allora forse ci potrà essere un futuro di una tecnologia che in realtà diventa il fondamento di uno spazio di network da cui far emergere queste specificità che meglio vanno incontro a esigenze settoriali verticali e che chiedono un'eccellenza verticale in quel senso. Allora forse la tecnologia diventa spazio per mettere così in relazione queste competenze. Certo, certo. Perfetto. Siamo quasi in chiusura. Direi di concludere con un'altra domanda che ci è stata fatta dal nostro ascoltatore, Angelo Volza, che chiede ad Alessandro Galizzi, in quanto in-house counsel, ma anche direi di estendere la domanda a Nicola Verdicchio, chiede sul tema tax, che riguarda contenziosi sui quali è possibile avere giudizi prognostici usando big data costituiti dalle migliaia di sentenze tributarie. C'è interesse nelle vostre aziende per soluzioni di intelligenza artificiale? Ok, beh, parto io intanto. Allora dico sì, c'è interesse con tutte le osservazioni che ci siamo dette prima, cioè non sarei però neanche così tranquillo nel dire che il tax possa essere a sua volta qualcosa un po' di seriale o considerato tale. Aggiungo solo l'ultima particolare che mi è piaciuto che abbia menzionato i big data. I big data sono l'esempio tipico di qualcosa che si sta sempre più verificando, sta sempre creando, e che sono sicuro nessuno di noi nelle nostre società ha ancora valorizzato a livello di asset in bilancio, ma questo è uno di quegli esempi dove la tecnologia esiste, ci porta dei nuovi asset e non li abbiamo ancora pienamente valorizzati. Avvocato Alessandro? Io direttamente non mi occupo del fiscale, però ritengo che questo, come anche molti altri tipi di contenzioso in cui la casistica ha un peso rilevante, o anche in giurisdizioni dove i precedenti sono in qualche modo vincolanti, si prestano a questo tipo di attività quantomeno, diciamo, predittiva, che può aiutare le aziende a poi a prendere decisioni sul intraprendere o meno o difendere o meno un caso, con decisioni che, come dire, hanno un impatto sui costi. Quindi sicuramente direi di sì. Guarda, io credo non perché sia affascinato dalla tecnologia in assoluto, ma credo che, come dire, non ci saranno aspetti nella nostra vita, della professione, che non verranno trasformati da questa rivoluzione, e sicuramente quello del big data è forse il punto centrale, come diceva anche Pietro, in questo momento, perché è qualcosa che avrà un impatto enorme. E ripeto, anche per non essere frainteso rispetto a quello che dicevo prima,
non è un tema di preferire strumenti tecnologici o macchine a professionisti, perché è evidente che potendo scegliere uno sceglierebbe sempre l'intelligenza umana e il professionista. È un tema di efficienza, è un tema di costi, è un tema di rischi e quindi, come dire, bisogna trovare il punto di equilibrio tra queste dimensioni diverse in un ambito che, ripeto, vive di risorse limitate e ricerca continua di efficienza. Poi se questo filosoficamente o deontologicamente sia corretto non sta a me dirlo, però è un tema che le aziende devono sicuramente affrontare. Perfetto, vorrei concludere con l'avvocato Verdicchio. I sistemi di giustizia predittiva che possono dare un giudizio prognostico sulla possibilità dell'esito di un contenzioso, un tipo di soluzione che le interessa, la vede come utile e capace di dare un valore aggiunto? Allora, guardate, sono molto in linea con quanto ha detto Giampaolo prima. Allora, l'uomo deve stare sempre al centro, la professionalità deve stare sempre al centro e gli strumenti ben vengano. Addirittura mi sforzerei, forse mettendomi nella giacchetta dei professionisti che ho sentito parlare, che invece stanno, quello che lei diceva, dall'altra parte, e che gestiscono questi strumenti, veramente a individuare quali sono gli strumenti che possono aiutare le diverse tipologie di società, come abbiamo detto prima. Allora, per quanto riguarda la mia realtà dove opero, non ci sono questo tipo di contenziosi, ci sono ben altri tipi di contenziosi dove purtroppo devi andare on a case by case basis a individuare qual è la linea, non ci sono serialità nei contenziosi, viva Dio, nella mia esperienza precedente, come vi ho detto, ce n'erano parecchi, qua nessuno, e quindi probabilmente possono servire ben poco a questa tipologia di aziende. Quindi il mondo probabilmente per chi fa questi strumenti è diviso in due, e è diviso proprio nel customizzare questi strumenti veramente sentendo la realtà, le necessità e addirittura integrando prodotti già sperimentati all'interno della struttura dove vanno a proporre i loro prodotti con i prodotti stessi. Questo potrebbe essere auspicabile, potrebbe essere probabilmente il futuro del legal tech efficiente. Perfetto, grazie, grazie avvocato. Un'ultima battuta Grazie. dall'avvocato Coraggio sul tema giustizia predittiva. Se non sbaglio, aveva anche accennato ad una soluzione che avete in house lì a DLA Piper sulla giustizia predittiva. In ambito tax è un qualcosa di particolarmente rilevante e utile? Ma sì, assolutamente, si collega a quanto dicevo precedentemente che gli istituti legali stanno sopra un tesoro che è dato dai dati dei precedenti dei contenziosi che hanno gestito. Noi stiamo cercando di massimizzare questo tesoro per convertirlo in risorsa, in valore per i clienti, quindi in quello che dicevano prima in termini di big data che possono dare un'indicazione al cliente sull'esito di un contenzioso. Essendo uno studio internazionale, siamo abituati alle richieste del cliente, soprattutto straniero, circa la percentuale cioè, di vittoria in un contenzioso, che fino a qualche anno fa era basato semplicemente sulla esperienza personale del singolo individuo. Che forse non aveva senso in uno studio come quello di DLA Piper con oltre 5.000 avvocati a livello mondiale, poter dare soltanto la prospettiva del singolo, che è certamente più limitata rispetto a quello di uno studio come il nostro, è un'occasione persa. Ecco, quello che noi stiamo cercando di fare è di tracciare quelle informazioni nei nostri sistemi informatici e quindi che richiede una certa diligenza anche da parte di noi avvocati, perché quando il contenzioso finisce bisogna compilare una scheda relativa al contenzioso, quando l'operazione di M&A finisce bisogna compilare una scheda contandone i dettagli, ma tutte queste informazioni che
sembrano tutti questi dati burocratici si trasformano poi in informazioni che il cliente, nella maggior parte dei casi, vede come un valore aggiunto. Assolutamente, assolutamente. Io mi avvierei a concludere questo segmento di questo Legal Tech Day. Credo sia stata un'occasione di dibattito assolutamente preziosa, perché come si è evinto da questo dibattito, l'apertura mentale, il confronto su questi temi è assolutamente essenziale anche soltanto per il progredire dell'industria Legal Tech e per far sì che le soluzioni di questo ambito arrivino sempre più vicine a soddisfare quelle che sono le necessità della professione legale. Io vorrei ringraziare gli ospiti, li rinomino: Giampaolo Alessandro, General Counsel di Unicredit, Giulio Coraggio, partner di LA Piper, Pietro Galizzi, Head of Legal, Regulatory and Compliance Affair di Eni Gas e Luce, Silvia Mazza, Sales and Key Account Director di Elibra e Nicola Verdicchio, Chief Legal Officer di Pirelli. Questa prima parte di Legal Tech Day si conclude, adesso un rapido break, per permetterci appunto di pranzare, si ritorna alle 15.30 con la mia collega Ilaria De Quinta, che ci parlerà dell'impatto dell'adozione delle soluzioni Legal Tech sui ricavi degli studi. Grazie a tutti per l'ascolto.